Allora, questo era il compito del 10 gennaio 2014. Il primo esercizio era la solita serie di potenze, sono riconducibili a serie di potenze, sono m da 0 a più infinito, diciamo seno di x alla 2m. Come serie di funzioni si può addirittura vabbè, per ogni serie noi dobbiamo fare due tipi di analisi, cioè dobbiamo prima vedere la convergenza e poi andare a vedere se è possibile calcolare la somma. Per quanto riguarda la convergenza, qui non c'è problema perché ponendo fn di x uguale seno di x alla 2n, la norma di esponente di x infinito è, diciamo, uguale a 1 tutto f, e quindi la somma capisce che la serie converge totalmente su tutto R. Quindi non ci sta convergendo totalmente, converge anche uniformemente e puntualmente, quindi non c'è nessun problema di convergenza. Per quanto riguarda invece il calcolo della somma, ovviamente la prima posizione che si fa è siccome y uguale seno di x, e questa diventa la somma per n che va da 0 a infinito di y alla 2n fratto n fattoriale di
Alla fine c'è il modo di controllare se il risultato è stato fatto, calcolato bene. Ok? Allora, intanto riscriviamo quello che abbiamo ottenuto qua dentro. Qui abbiamo un x su y, somma per n uguale a 0 all'infinito. Il 2 lo posso portare fuori dalla derivata. Qua abbiamo y alla 2n più 2 fratto n più 2 fatto reale. Ok? N fatto reale per n più 1 per n più 2 fa n più 2 fatto reale. A questo punto io lo posso scrivere anche come 1 su 2 y, qua c'è la derivata che ci sta ancora la derivata, per somma per n che va da 0 a infinito, qua posso scrivere y quadro. Qui c'è sempre n più 2 fatto reale e qua y quadro è alla n più 1, però se voglio far comparire n più 2 mi basta dividere per y quadro per fuori e poi mi dà sempre che devo derivare. Ora questa chi è? Adesso quindi finalmente qua passa una serie di note. Se n più 2 lo chiamo m, questa è, in questo argomento è la serie dell'esponenziale, però non è completo. Qua abbiamo y, poi abbiamo y, sono per n, diciamo per n quadro 2 infinito di y quadro alla n fattoriale del lato, quindi abbiamo 1 su y più y quadro, questo è e alla y quadro meno 1 meno y quadro, e tutto questo però lo devo derivare. Se parte da 0 e alla y quadro. Ci mancano i primi due termini, che sono la costante 1 e y quadro. O se preferite ponete y quadro con la t e poi mettete. Ora, vediamo un po', allora io devo fare prima, vabbè, mi viene a fare prima la moltiplicazione, e alla y quadro, meno 1. Allora, quando vado a derivare e alla y quadro viene, allora il 2 intanto non lo sono perso, faccio 2 e poi
qui abbiamo la derivata di Rx un quadro è Rx un quadro per 2y, quindi qua mi viene 2 Rx un quadro fratto y, poi viene meno 2 e alla y quadro fratto y cubo, poi viene più 2 fratto y cubo e basta, se non ho sbagliato. Se ho sbagliato, correggetemi subito così, evito di... A questo punto, mettendo in evidenza i vari termini, dovremmo avere un 1 su y alla quarta più 2 e alla y quarta che moltiplica abbiamo, qua c'è un 2y fuori e poi qua c'era 1 su y meno 1 su y uguale 1 su y alla quarta più 2 e alla y quarta fratto y, qualche errore ce n'è stato, no? Y quarta meno professore, la derivata, penso. Il secondo termine, non c'è alla y. Ah, sì. No, però aspetta. Questo? Sì. No, come non c'è? Questo era i due termini con la derivata di questo. Okay. Perché meno 2 su y cubo la derivata di. Facendo la derivata di un prodotto. Ah, ok. Il terzo non c'è perché la costante sparisce. Questa è la derivata di questo. E perché la derivata del prodotto? Dovremmo derivare solo la parentesi. No, nella parentesi, il primo termine è un prodotto. Vabbè, comunque controlliamo, sì. Quindi cioè, qua non c'è. Anche se c'è non sopravviverà. Quindi dicevo, qui rimane 1 meno 1 su y quadro, 1 meno y quadro meno 1 fatto y. Ok, potrebbe anche, vediamo un po', potrebbe anche non essere così sbagliato. Ovviamente, se volete la somma nella variabile x, dovete sostituire y uguale 0. Allora, come si fa a controllare se la somma è giusta? No? Allora, dei dubbi legittimi possono venire perché se io qui vado a calcolare, questa è una della y, no? Diciamo, io sto controllando a valle di questa sostituzione, quindi se ho sbagliato a fare la sostituzione, è quello il problema che poi non posso controllare questo modo. Però se adesso qui vado a calcolare i primi diciamo tre termini, quindi questa quantità mettiamo l'asterisco è uguale a, vabbè, qua c'era y alla 2n fratto quella roba lì, quindi per n uguale a 0, y alla 0 faceva 1, quindi e sotto avevo 0 materiale che faceva 1 per 2, quindi veniva un mezzo, più quando n era uguale a 1 avevo y quadro fratto 1 fattoriale per 3 che fa 3, più y alla quarta fratto 2 fattoriale
A questo punto non ci resta altro che sviluppare in serie di clave vicino a zero questa funzione qui, che apparentemente va infinito, ma apparentemente, perché bisogna tenere conto del fatto che c'è questo pezzo che va infinito e quest'altro che va meno infinito. Quindi bisogna fare lo sviluppo di McLaren, come lo sappiamo fare dall'analisi 1 di questa funzione, vicino a 0. Ok? Allora, proviamo a vedere se i termini di vero avevamo 1 su y alla quarta più e alla y quadro fratto y quadro fratto y alla quarta, posso mettere fuori, moltiplica y quadro più 1. Ok? Andiamo a vedere se sì. Uno su y alla quarta lo posso mettere in terza, allora, e alla y quadro fa 1 y quadro, allora qua mi rimane, scusate, facciamo un passaggio 1 più e alla y quadro per y quadro meno. Allora, qui abbiamo 1 su y alla quarta che moltiplica 1 più 1 più y quadro più y alla quarta mezzi più y alla 6. Y alla 6 non lo scrivo perché tanto moltiplicarlo almeno per 1 mi darà termine di superiore di y alla 5, il più piccolo di y alla 5, che moltiplica y quadro per 1 uguale 1 su y alla quarta, quindi 1, da quest'altra parte abbiamo meno 1, poi abbiamo meno y quadro più y quadro, poi abbiamo più y alla quarta meno y alla quarta mezza. Ok? E poi dimenticato che qua c'è y alla quarta, quindi se vogliamo arrivare a y alla quarta, qua dobbiamo arrivare a y alla ottava. Ok? Allora, torniamo indietro. Per arrivare a y alla ottava, qui abbiamo y alla 6 fratto 3 fattoriale sesti più y alla ottava 24esimi per y quadro di mezzo uguale, andiamo a capo di mezzo, sarà un po' più lungo, 1 più y alla quarta che moltiplica 1, adesso abbiamo meno 1, poi abbiamo meno y quadro. Poi abbiamo detto più y alla quarta meno y alla quarta mezzi. Poi abbiamo meno y alla 6 sesti. Più y alla 6 mezzi. Poi abbiamo meno y alla 8 24
alla 9. Ok, adesso dobbiamo soltanto semplificare. Quindi abbiamo queste se ne vanno, quindi rimane 1 su x alla quarta, che moltiplica, siamo a quarta mezzi, più y alla 6, un mezzo meno un sesto fa un terzo, più y alla 8 per 4 ventiquattresimi meno un ventiquattresimo fa 3 ventiquattresimi, cioè fa un ottavo. Ho vinto y alla 8. Dividiamo per y alla 4 e quindi poi diventa un mezzo più y al quarto terzi più y alla 4 ottavo più y alla 5. Che è giusto. Quindi stavolta naturalmente c'è sempre una minima probabilità, però in realtà ovviamente trasformabile, perché la probabilità che si in tutto questo bailando si accorgono esattamente, in realtà non sono neanche solo tre coefficienti, perché in questo sviluppo affinché potessimo arrivare a quei tre coefficienti in termini precedenti dovevamo semplificare. Allora, la probabilità è del tutto trascurabile, quindi effettivamente l'esercizio sta bene. Quindi la somma è questa qui. O se preferite lo potete scrivere così, ma diciamo se la dovete scrivere nella x, se la vogliamo scrivere nella x, questo è 1 più e alla 6 quarto di x che moltiplica se quadro di x meno 1 fa meno cos quadro di x più 1 meno cos quadro di x che moltiplica e alla 6 quarto di x che tutto divide seno di x alla quarta. Questa è la nostra somma della serie. Sembra una funzione che ha dei problemi z, però è una funzione quadratica. Ho fatto bene l'ultima sostituzione, ma mi sembra di sì. 6 quarto meno 1 meno cos 4. Ok, sì. Ok, quindi questo è il primo esercizio. Questo è un esercizio tipico, non è né facile né difficile. Adesso ci abbiamo perso un po' più di tempo per fare tutti i dettagli. Per esporre tutti i dettagli velocemente, così posso fare la stessa cosa. Sicuramente meno di 4 ore. E questo è tutto. Cancelliamo.
se vuole un quadro di questo. Serie di Fourier, questa funzione qua. Allora, questa qua è già 2 di greco per gli occhi. E se vogliamo fare il grafico, valore assoluto fatto qui non dà nessun problema, perché qua da una parte e dall'altra si raccolgono in maniera accentuata, però fa comparire questi punti angolosi, però la funzione rimane ovviamente continua, il valore assoluto è una funzione continua, è continua. Quindi che significa? Significa che ci aspettiamo nello sviluppo in set di Fourier, innanzitutto i coefficienti del seno dovranno essere, b con n dovranno essere 0, perché è una funzione pari, e poi a con n dovranno essere dell'ordine di qualcosa su n quadro. Perché? Ve lo ricordate benissimo, quando allora la serie di Fourier di questa funzione qua dovrà convergere totalmente, no? Se vi ricordate il teorema sulla convergenza uniforme della serie di Fourier, in realtà certe ipotesi si mostrava anche la convergenza totale, e quindi in questa ipotesi, cioè per questa funzione vale la convergenza totale, e allora se vale la convergenza totale i termini dell'ordine 1 su n, qui avremo soltanto termini dell'ordine 1 su n, 1 su n quadro, 1 su n cubo, a seconda dell'integrazione per parte che dobbiamo fare, quindi siccome quelli di ordine 1 su n non ci possono stare, altrimenti diciamo la serie non convergerebbe totalmente, vuol dire che A con n dovrà essere dell'ordine di qualcosa su n quadro. Allora andiamo a calcolare gli A con n. Allora andiamo a calcolare innanzitutto A con 0 è
e integrale da meno pi greco e pi greco del coseno di x. Diciamo che questo è uguale a che è uguale, vabbè, il valore assoluto del coseno di x o il seno di x, in realtà è la stessa cosa, tra 0 e y, come integrale 2 di y integrale 0 di y seno di x di x, questo fa 2, quindi viene siamo. Sì, mi sembra di aver scritto bene. 2 su pi greco, che integrato di contorno da 0 pi greco della varietà della funzione. La funzione sta indicata che è così. Sì, sì. Ok. A questo punto ci conviene integrare per parti, però per integrare per parti qua ci conviene spaccare l'integrale in due. Conviene fare l'integrale tra 0 pi greco mezzi e tra pi greco mezzi e pi greco. Quindi qui abbiamo 2 pi greco integrale tra 0 e pi greco mezzi coseno di x coseno di mx di x meno integrale tra y mezzo e y di coseno di x coseno di mx. E qua possiamo sia integrare per parti, in realtà possiamo anche usare le formule di Werner, ok? Allora, questa è l'ennesima volta che lo richiamo, perché l'abbiamo visto più di una volta. Io non ho nessun desiderio di ricordare in memoria le formule di Werner.
bene, però me ne posso ricavare un po' meno. Allora, questa qui è uguale. Allora, se ricordate, allora io avevo, diciamo, tagliamo velocemente quelle di questa tesi, seno di t meno seno di q fratto questo qua è uguale a 2 seno di t meno mezzo coseno di t meno mezzo. Allora, questo perché era praticamente questo è p meno q nel termine questo del rapporto incrementale, questo perché la derivata. Diciamo, immaginate P e Q molto vicini, questa è la derivata di un punto che è vicino a entrambi. Oh, poi avevamo l'altra formula che era seno, coseno di Q, meno coseno di Q, uguale a 2, seno, P meno Q meno. Meno seno di documenti che erano minutivi, poi avevamo la terza che era seno di più seno di che si otteneva da questa mettendo meno q al posto, questa è meno seno di meno q, no? E quindi basta mettere meno un posto di Q, quindi questo è uguale a 2 seno di T più meno o seno di T più meno, e l'ultima per esclusione era coseno di T più coseno di T uguale a 2 coseno di T. Ok? In realtà lo potevo scrivere direttamente, però queste cose è sempre meglio perdere un minuto in più controllando. Quindi, se adesso questo lo chiamate A e B, vedete che questo è A più B e questo è A meno B. Quindi, coseno x per coseno di nx è uguale a un mezzo coseno di n più 1 x meno no più coseno di n meno 1 x. Mettete prima coseno di nx di questo qua è x, quindi viene un mezzo coseno di n più 1 x. Grazie a tutti i argomenti, tra i argomenti di greco, scusate,
anche qua andiamo a vedere se n è dispari fa tutto 0, perché se n è dispari fa tutto 0, perché se n è dispari sia n più 1 che n meno 1 sono pari, quindi tutte le valutazioni sono fatte in multipli interi di pi greco, perché qui alla peggio abbiamo pi greco mezzi, quindi uguale 0 se n è dispari. E infatti c'è 0 anche se n è uguale a 1. Invece se n è pari è uguale, e continuiamo qui, greco qui abbiamo seno di n più 1, abbiamo detto che n è pari, quindi n è 2k. Allora se per esempio n è uguale a 2, possiamo, tra l'altro vediamo un po' se anche possiamo controllare a 0, perché in qualche modo questa forma deve essere compatibile. Se ci metto n uguale 0, qua mi viene seno di pi greco mezzi che fa 1 tratto 1, qua mi viene seno di meno pi greco mezzi che fa meno 1 tratto meno 1, quindi fa un altro 1, quindi fa 2 per 2 su pi greco con 0 faceva 4 su pi greco, quindi questo ci dice che questa formula sostanzialmente dovrebbe essere corretta. Se n è uguale a 2 abbiamo seno di 3 pi greco mezzi che è negativo, qui invece abbiamo seno di pi greco mezzi che è più 1, quindi viene questo, questo meno questo, diciamo questi qua spariscono, viene questo meno questo. Se invece n è uguale a 4 verrà questo meno questo e viceversa, quindi questo quanto fa? Facciamo prima
passaggio sostituendo con n uguale 2k, quindi 2 sostituiremo 1 su 2k più 1 per seno di 2k più 1 3 con t, sostituendo n uguale 2k, quindi 1 tra 2 questo fa 2 su pi greco, qua possiamo scrivere 1 su 2k più 1 meno 1, anzi scriviamo 1 su 2k meno 1 meno 1 su 2k più 1, e qua cosa devo mettere? Devo mettere, vediamo un po', meno 1 alla, se k era 0, questo mi viene doppiamente negativo, mi dà la k più 1. Se k è uguale a 1, cambiato di posizione, vediamo un po' se
K uguale 1 significa n uguale 2, troviamola direttamente qua. Quindi qua c'ho seno di 3 t greco mezzo che fa meno 1, quindi poi viene meno 1 terzo, quindi viene più 1 mezzo, più 1, più 1, quindi viene 2 terzi, quindi 4 più 4 fratto 3 più 1. Qua se metto k uguale 1, viene 1 meno un terzo, questo è positivo, e 4 fratto 3 più 1. Quindi questo è il calcolo del diagramma k. A questo punto, se vogliamo scrivere la nostra funzione in serie di numeri, che dobbiamo fare? Dobbiamo scrivere il valore assoluto di funzione di x uguale a come 0 mezzo, cioè questo di greco, più somma. Qua dovremmo fare per n che va da 1 a infinito diagonale di seno di mx, ma scriviamo per k che va da 1 a infinito. Noi sappiamo già che quello di diagonale per n dispari fanno 0. A con 2k coseno di 2k x, cioè 2 su pi greco più somma per k che va da 1 a infinito, a con 2k è questo qua, quindi qua abbiamo greco, metto pure fuori, per qua c'è meno 1 a k più 1, poi qua se preferite potete fare pure la differenza, qua 2k più 1 meno 2k meno 1 fa 2, fratto 4 k quadro meno 1, così k x. Ah. Tra l'altro ripeto, se k è uguale a 0 potete ulteriormente controllare il coefficiente con 0 per vedere che questo, diciamo, questo pezzo qui è meno 4 meno 1 meno 2 meno 2 più 2 per 2 per 3 pi greco 4 pi greco, quindi questo qui rispetto all'esercizio che abbiamo fatto. Questa è l'espressione in serie di Fourier del valore assoluto del coseno di x. Come vedete i coefficienti sono dell'ordine di 1 su k4 perché la serie converge totalmente su tutto l'altro. Che altro si può dire? Potremmo, volendo, scrivere uguaglianza di Bessel, ma diciamo, se viene chiesto nell'esercizio, in questo caso non veniva chiesto, e non lo facciamo. Ecco, un'altra cosa invece da dire è, per siccome, vabbè, qua sono andato molto lentamente perché volevo controllare, essere sicuro di non aver fatto piccoli errori, però se uno sta a casa come fa a controllare? Ovviamente questo non lo può fare a compito, non c'è un modo qui di controllare velocemente di aver fatto bene come nel caso precedente, però
un modo che quando uno sta a casa è molto semplice. Uno prende questa espressione, prende un programma che fa un visualizza i grafici di funzione, questa espressione la tronca per esempio a 10, fa visualizzare questa funzione, fa visualizzare questa funzione. Se i due grafici sono quasi sovrapposti vuol dire che è fatto bene. Si capisce subito. Perché se uno ha fatto degli errori, ha dimenticato una costante oppure ha dimenticato un fattore moltiplicativo, sbagliato il segno, insomma viene, il grafico viene completamente diverso da quello che dovrebbe rappresentare. Quindi questo è un modo, diciamo, a casa molto elementare per cercare di controllare questa cosa. Vabbè, facciamo una piccola pausa.